la lezione sta iniziando. Bene, adesso c'è il test di chimica. Oh, scommetto che prenderò il massimo. Sì. Ehi, mi dici le risposte? Io non lo so. Ma lei sì. Ehi, psst. Non darmi fastidio, fa da sola. Ah, ho capito. Ehi, mi aiuti? Ti prego. Va bene, sì. Gli scrivo le risposte. Le metterò nella scarpa, così. Sì, preso! Ok, va bene. Ecco qui, Kevin, tocca a te. Sì, ci ha dato le risposte! Ottimo! E adesso di nuovo nella scarpa. Bene, bene, bene. Che cosa abbiamo qui? C'è un pezzo di carta nella scarpa, con le risposte. Stavate barando? Di chi è questa scarpa? Io non c'entro, lo giuro, è di Kevin! Non ci posso credere! Oh? Wow, sono scappati così in fretta! Oh sì, è ora di pranzare! Ho così tanta fame, non vedo l'ora di mangiare! Oh, ma che cos'ha, Kevin? Ehi, Kevin! Non condividi? Immagino di sì! È la mia bibita! Bene, e adesso? Ok, non c'è nessuno in giro. Ehi, Kevin, che cos'hai lì? Tenete, prendete anche questa, sì. Di nuovo! Continuano a prendere il mio cibo. Aspetta, mi chiamano. E Kevin, puoi finire di affettare? Grazie. Ok. Ehi, un attimo. Taglierò questa parte. E poi aggiungo gli M&M's. Li metto nel peperone come se fosse una tazza. Poi rimetto la parte superiore. E posso fare lo stesso col cetriolo e il Kit Kat, sì. E la zucca può contenere tutta la bibita, sì. Riempirò la zucca così non mi verrà sete. Fatto. E poi rimetto il coperchio. Perfetto. L'aggiungo al cesto con le verdure. Ed ecco fatto. Che pranzetto, ragazzi. Adesso nessuno mi darà più problemi. Ah, è l'ora del pranzo. Vediamo che ci ha portato Kevin. Verdure crude. No, grazie. Ci sono cascate. Adesso posso mangiare in pace. È stato fin troppo facile. Ho sete adesso. Rinfrescante. Bene, ragazzi, è ora di consegnare i compiti. Sì, signore. Cosa? Che è successo? Oh no! È tutto rovinato! Che posso fare? Oh, guarda che roba! Perfetto! Ah, bene. Matthew, portami il compito. Sì, signore, nessun problema. Che devo fare? È tutto a posto, ci penso io. Basterà appiattirlo. Mandy, porta il tuo, per favore. Sì, signore. Oh, forse non se ne accorge. Ecco, a lei. Vediamo. Ma cosa è successo a questo compito? Oh no! Porta via questo obbrobrio! Oh, mi servono altri fazzoletti. Eh? Finiti. Aspetta. Ah, che idea brillante! Primo mi serve un tubo vuoto, poi un paio di forbici. Taglio la parte centrale qui. Poi inizio a decorarlo. Fatto. Il supporto perfetto per i compiti. Sembra incredibile. Se posso dirmelo da sola. Ecco a lei i miei compiti. Era ora. Oh, guarda qui. Com'è bello. Grazie. Anch'io adoro gli adesivi. E guarda qui. Il compito è perfetto, ben fatto. Ti meriti il massimo dei voti. Yay! Grazie, prof! Non c'è di che, continua così anche con gli altri compiti. Che giornata, davvero pessima. Insufficiente! Oh no, la mamma mi ucciderà. Guai a te se prendi un brutto voto. Sei andato male in matematica, inglese. Esigo un bel voto. No, no, ci deve essere un modo per risolvere. Questo non funzionerà. Ah, una gomma da cancellare. Cancelliamo.
Non funziona. Nah. Sì, un pennarello rosso. Ops. Oh oh, ancora peggio. Aspetta. Ha cancellato il pennarello. Questo potrebbe aiutarmi. Un po' di questo su uno di questi. Proviamo. Al lavoro. Strofinerò giusto qui e lì. E per magia il brutto voto va via. Ora il tocco finale. Perfetto. Oh, ciao mamma. Ciao caro. Ah, il tuo compito. Fa vedere. Allora, che ne pensi, mamma? Il mio bambino è un genio! Sono così orgogliosa di te! Ho tanta sete e voglio bere qualcosa. Prenderò questa coca e tornerò in classe. No, la porterò con me. Oh no, non posso portare né cibo né bevande! E adesso che faccio? Dovrò metterla nello zaino. Aspetta un attimo. Matita, libro bagnato fradicio. Il mio libro. È la mia Coca-Cola. Pessima idea. Ma come faccio? Questa non mi servirà. Wow, l'ho presa al volo. Quella era la mia spazzatura, che tipa strana. Forse posso usare questa bottiglia. Sì, andrà bene. Prendi una bottiglia vuota e taglia la parte superiore. Posiziona la parte superiore della bottiglia su una lattina di Coca-Cola. E adesso una lattina con tappo a vite che non traboccherà più. Oh, devo andare in classe, non voglio arrivare in ritardo. Ok, tirate fuori i libri. La scuola è così divertente. Che noia. Ok, ragazzi, attenzione. Il test di oggi riguarda la parola zebra. Dovrete scriverla 20 volte, ok? Ecco i vostri fogli. A te. A te. Maestra, maestra, io so scrivere zebra. Ecco qui. Voglio vedere chi è il più veloce. Io adoro i test. Z-E-B-R-A, zebra. Chissà quale sarà il prossimo test. Z... Cosa ci va dopo? Com'è difficile. Sei così lenta. Ma troppo difficile. Penso che sia sbagliato. Mi prenderò del tempo, questa mela sembra gustosa. Non ci riesco. Questo però lo renderà molto più facile. Forse se uso queste penne e questo nastro adesivo. Sì, funzionerà. Prendi una striscia di nastro. Posiziona le penne lungo il nastro proprio così. Piega il nastro fissando le penne in posizione. Aggiungi del nastro adesivo sul fondo. Adesso posso scrivere più velocemente. E risparmierò così tanto tempo. Quasi fatto. Questa mela è così croccante. Come stai, perdente? No, non è giusto! Perché sto mangiando questa mela? Presto, zebra, scrivi! Io penso di aver finito. Maestra, guarda, ho finito, sono la prima. Oh, ma come sei sveglia, ottimo lavoro. Ma sono io la più veloce, non è giusto. Adesso puoi riavere le tue penne. Vediamo, ecco il pennarello che mi serve. Posso cominciare a scrivere adesso. Oh, Kevin ha dei capelli così belli. Ed è dolcissimo. Con te carino. Lo guarderei tutto il tempo. Stavo sognando ad occhi aperti. Oh no, ho disegnato il suo nome dappertutto coi cuoricini. Oh, ok, niente paura. Ho il cancellino. Ma che fa? Non se ne va. Non viene via. Forse ho usato un pennarello indelebile. Oh, magari un po' d'acqua aiuterà. Prendo un bel sorso. E adesso sono pronta. Via, olio di gomito! Ah! Forza, 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 cancellati! Niente da fare, neanche così viene via.
E adesso che faccio? Sarò lo zimbello di tutta la classe se qualcuno lo vede. Oh. Oh? Qualcosa non va qui? Ah, sì, non riesco a cancellare. Tranquilla, ho un trucchetto che ti aiuterà. Ti serve questo qui. Dovrai ricalcare quello che hai scritto col pennarello indelebile. E intendo proprio tutto. In questo modo. E adesso sotto col cancellino. Visto? Il cancellino fa il suo dovere adesso, senza la minima fatica. Ta-da! Niente più Kevin indelebile sulla lavagna. Oh, che gran sollievo! Oddio, arriva Kevin! Figuraccia evitata per un pelo. Tranquilla, ho la bocca cucita. Odio questa lezione, che noia! Magari potessi andare a casa. Allora chi si offre volontaria? Io! Scelga me! Oh, beata te! Vedrai che ce la fai, su! Come dovrei calcolarlo a mente? Ehi! Mi dai una mano? Ok. Devo prendere la mira senza sbagliare. Le matite! Mira alle matite! Oh, com'è caduto? Qualcuna di voi ha tirato qualcosa? Intanto lo raccolgo. Sì! L'ho distratta! Arrivo! Scambiamoci di posto! La prof è ancora distratta! Ok, devo rifarmi un po' il look. Via gli elastici dai capelli. Ok, l'aspetto è a posto. Adesso devo solo recitare. Ecco qui, raccolte tutte. Comincia pure a calcolare l'operazione. Va bene. Il primo numero è il 2, quindi traccio due linee. Il secondo è l'1, quindi aggiungo una linea. Poi altre tre linee nell'altra direzione per il 3. E le ultime due linee per il 2. Adesso traccio questi archi. Ecco fatto. Adesso tocca ai puntini. Ne faccio uno per ogni intersezione. Qui ce ne sono 6. Qui in mezzo ce ne sono invece 7. E qui infine ne abbiamo 2. A posto. Adesso combiniamo le cifre. E 672 è la risposta. Un gioco da ragazzi. Vediamo. L'hai risolta. Straordinario. Bravissima. Oh cavolo, non ci credo che è accanto a me. È bellissima. Ok, il prof è distratto. È la mia occasione. Cioccolate. Sul serio? Non sa che la vedo? Sì, una tavoletta intera di cioccolate. No, questa la prendo io. Oh, ha appena perso il suo dolcetto. Ehi, un momento. So come aiutarla. Ehi, questo è per te. A che mi servono? Li ho anche io. Grazie, ma... Wow, le punte si sono staccate. Guarda dentro, fidati. Ok. Non ci credo. Cioccolato! E vai! Vero? È quasi una magia. Ho preso i pastelli e ho tagliato le punte. Poi ho usato la mia pistola per colla. Le ho incollate insieme, così che non si spostassero. Ho usato un bel po' di colla, così non si sarebbero mai mosse. Poi ho preparato la scatola. L'ho aperta tutta. Ed è arrivato il momento del cioccolato. L'ho fatto scivolare all'interno e ho messo le matite in cima. Ta-da! Wow, come sei geniale! Il prof sta guardando? Tieni, prendine un po', te lo meriti. Wow, sta mangiando la mia cioccolata. Il giorno più bello di tutti. Non sopporto la punizione. Cavolo, ho anche fame.
Il prof sta guardando? Ok, è l'ora di uno spuntino. Queste patatine mi aiuteranno? Eh? Che succede laggiù? Ehi! Conosci le regole? Mi scusi? Ah, che caratteraccio! Ti tengo d'occhio! Aspetta un secondo, ho un'idea geniale! Mi serve l'astuccio! Perché contiene altri snack! Ah! Ok, dov'è il mio temperino? Devo fargli la punta! Non posso credere che stia funzionando! Geniale! Che sta facendo adesso? Oh, sto solo temperando! Vede? Mi rimetto a scrivere! Sembra tutto a posto! Ok, si è distratto ancora! Un piccolo morso! Che buono! Sono proprio una volpe! Adoro la matematica! Questo compito sarà facilissimo! Disegnerò anche il procedimento, così farò bella figura, sì! Prima operazione risolta! Cosa? Hai già fatto! Senza diagrammi! Ma come ci sei riuscita? Prof! Che c'è, Madison? Ok, t'hai finito! Sei stata velocissima, brava! Vieni qui, fammi vedere che cosa hai fatto! Arrivo subito, prof! Allora, vediamo... Tutte le risposte giuste, un bel 10 più! Oh, ma com'è possibile? Scommetto che hai imbrogliato! Madison, non fare così! Ti faccio vedere! Va bene, ma soltanto perché voglio capire! Ok! Prendiamo il numero e moltiplichiamo per 2. Stessa cosa con ciascun numero. Il risultato è 6244. Poi mettiamo la virgola prima dell'ultima cifra e il gioco è fatto, vedi? Wow, impressionante! Grazie per avermelo detto. Allora ecco come risolvere questa operazione. Che noia! Meglio prendere appunti in vista dell'esame. Mi seguite? Perfetto! A questo punto... Oh no, mi sono persa! Ma perché la fa così lunga? Mi fa proprio ridere! Kate, che cos'hai da ridere? C'è un modo più semplice per risolverla. Le insegno un trucchetto. Abbiamo l'80% e quindi prendiamo l'8. Di 90 lo moltiplichiamo per 9, così. Il risultato è 72, lo stesso che ha ottenuto lei. Mi prendi in giro, è così facile! Wow, è così semplice, sì! Questi appunti non mi servono più. Faccio prima a prendere nota del metodo di Kate. Ah, che sollievo! Via libera! È l'ora dell'ombretto! Scusami, conosci le regole? Da qui! Torna al lavoro! Sembra vernice, vero? Rimpiazza la vernice con l'ombretto! Sono della stessa dimensione! Nessuno se ne accorgerà! Con soltanto una passata di pennello puoi creare un look fantastico! Vedi? Incredibile! Fatto! Tieni, prova anche tu! Non me lo faccio ripetere! La prossima lezione è importante! Bella, ti stai mettendo in lucida labbra? Metterò fine a tutto questo! Perfetto! E il resto? Oh, ok! Deve essermi caduto in tasca. E poi? Beh, allora anche questo.
È tutto quello che ho, va bene? Oh, dimenticavo questo. Va bene? Sì, va bene. Oh. E tu, Betty? Hai nascosto qualche ombretto? Io? Ho soltanto questa roba qui. Come sei brava! Torniamo alla lezione. Oh, meno male che non ha guardato da vicino. Avrebbe visto che i pastelli sono in realtà dei trucchi. Ma che pastelli sono quelli? Per farli usa un taglierino per togliere l'involucro in questo modo. Togli il pastello e infilaci una matita per gli occhi. Usa della colla per sigillarlo. Veloce, prima che si asciughi! Manca soltanto una cosa. Non deve vedersi in legno. Infilala nella scatola e ci siamo! È un trucco geniale! Ragazzi! State prendendo appunti, vero? Oh, che brave! Arte è la mia lezione preferita. Mi sento quasi come Picasso. Wow, è brava Jennifer! Il mio unicorno è orribile. Chissà come ci riesce lei. È così realistico che prenderebbe vita. Mica come il mio. Ha davvero talento lei. Sarà quel cappello d'artista che indossa. Ma allora posso rimediare! Visto? Allora come sto? Il disegno sta migliorando? Direi di no. Ce l'ha solo lei, il talento artistico, uffa! Ehi, posso usare anch'io entrambe le mani. Che la festa abbia inizio! Ah, ma perché non so restare tra i margini? Uffa! Oh, inutile, sono negata, accidenti! Devo rassegnarmi. A meno che... Con questi pennarelli posso mescolare i colori. Ecco che cosa devo fare. Se prendi due pennarelli e fai toccare così le punte, i colori si mescoleranno. Guarda come si unisce al blu. Chissà che colore verrà fuori. Scopriamolo. Guarda che colori originali. Tutto con un pennarello. Questo arancione è stupendo. Chi è l'artista di talento adesso? Avete mai visto niente di simile? Fatto! Ammira il mio capolavoro. Wow! È stupendo! Lo so, grazie. Il mio esame? Lo sapevo, il massimo! Mamma sarà così fiera di me. Riesco già a vedere il mio diploma con la lode? No, oh, non può essere! Finirò in castigo! Guarda che roba! Sapete che significa? Mi sta sporcando tutto il palco! Che secchiona! Ok, così non va bene! No, 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 no! Il duro lavoro ripaga. A te com'è andata? Oh, un attimo. Non posso mostrarle il mio voto. A meno che... Ci sono! Basta un po' di creatività. Un po' di scotch sul voto, sì. Bisogna premerlo per bene così. E poi lo tiriamo via velocemente. Così adesso lo aggiustiamo. Molto meglio! Adesso sì che posso sfoggiarlo! Ehi, Annie! Anch'io ho preso il massimo! Oh, tutte e due avremo la lode! Ti ho beccata, ragazzina! Ti dichiaro in arresto! Oh no! Non avrei dovuto imbrogliare! Devo rimettere tutto a posto! Bentornato, brutto voto! Oh, c'è mancato poco. Wow! Non è un vero cuore, spero.
Che ansia alle lezioni di scienze! Ho inghiottito un'unghia! Cavolo, mi potevo strozzare! Queste unghie sono davvero pericolose! E me le sono quasi mangiate tutte! Guarda che roba! Non dovrei neanche uscire di casa! Qualche problema? Sembra che qualcosa ti turbi. Beh, mi stavo mangiando le unghie. Beh, puoi rimediare, sai? La prof è distratta. Saluta il tuo nuovo migliore amico. Il bianchetto. Beh, tentar non nuoce. Ma è smalto! Diabolico! Diamo una sistemata. È già tutta un'altra cosa. Perfetto, ti ringrazio. Per fare lo stesso, svuota il bianchetto. Quando il flaconcino è vuoto, usate un piccolo imbuto. Prendete il vostro smalto preferito e versatecelo dentro. Basteranno soltanto un paio di minuti. Togliete l'imbuto e richiudete il flaconcino. Trucchetto semplice e infallibile. E da ottimi risultati. E adesso l'altra. Madison, spero non sia smalto quello. Non siamo mica dall'estetista, sai? Dovevo stare più attenta. È solo bianchetto, vede? Oh, sembra proprio di sì. Bene, dicevo, l'arteria aorta? Grazie ancora! Non ci credo! Che regali stupendi! Oh, Annie, buon compleanno! Ah! Ma sono tutti per me, quelli! Per te! Mi chiedo che cosa possa esserci. L'attesa mi uccide! Oh no, non ci credo! È il lucida labbra dei miei sogni! Davvero perfetto! Sì! Grazie mille! Oh, festa finita, mi sa! Allora, ragazze, oggi parliamo di arte astratta. Va bene, proviamoci. Dopotutto si tratta di colori, giusto? Magari un po' scintillanti. So esattamente che mi serve. Sempre di colore si tratta, giusto? Osservate le proporzioni. Annie? Scusi. Guardate bene adesso. Ho capito. Ma comunque posso sempre usarlo. Perfetto per dipingere i capelli. Dicevo. Ah, com'è seria. È soltanto una statuina. Non la finisce più, ma posso approfittarne alla grande. Ah! Quanto mi mancavi! Ahem. Metti via quel lucida labbra. Ma dove posso metterlo? Somiglia alla tempera. Quasi non si nota la differenza. Interessante, forse. Potrei... Oh, che c'è? Mettilo qui! Ma certo! Vuoi nascondere il rossetto? Usa un palloncino sgonfio per nascondercelo dentro. Poi ritaglia il palloncino e aggiungi la colla qui. Così. Attaccaci sopra il palloncino per farlo aderire bene. Niente male, vero? Wow! Geniale! Non si direbbe che è un lucida labbra. Veloce! Guarda come scintilla! Ci voleva proprio. Ehi, ti sei per caso truccata? Annie? Farai meglio a spiegarti. Facevo soltanto qualche esperimento per l'arte. Ah, in questo caso va bene. Mi sento proprio carina adesso.